Eccoci ritornati in diretta. Dunque, come promesso questa mattina, vogliamo ricordare una figura importante nel panorama ecclesiale ad un anno dalla sua morte. Sto parlando di Frate Biagio Conte. Il 12 gennaio dello scorso anno arrivava proprio in queste ore la notizia della scomparsa del fondatore della missione di Speranza e Carità di Palermo e noi lo vogliamo ricordare. Ascolteremo poi anche dalla sua voce un suo particolare legame con San Pio da Pietrelcina. Lo vogliamo ricordare però questa mattina con Fra Enzo Laporta che è collegato con noi e che io saluto, ringrazio e abbraccio di cuore. Buongiorno e bentrovato. Grazie per essere con Ciao noi. Renzo! Pace e bene, grazie a voi. È sempre un piacere ospitarti, caro Fra Enzo. Questa mattina lo vogliamo fare, come dicevamo, nel contesto del ricordo di una grande personalità del panorama ecclesiale siciliano e allargherei l'orizzonte ovviamente anche al panorama ecclesiale italiano. Ecco, allora io partirei con un tuo ricordo di Fratel Biagio. Sì, io di Fratel Biagio ricordo gli occhi. La prima volta che l'ho incontrato sono rimasto fulminato e ho avuto il pensiero di alcune figlie spirituali che mi parlavano di Padre Pio e dicevano: il padre aveva occhi di cielo. E così è stato per me incontrando Biagio. Ho visto quegli occhi che mi trasmettevano la luce del cielo e che mi trasportavano in cielo, veramente. Un uomo straordinario che ha saputo tradurre nella vita di oggi la vita di San Francesco. Ecco, Franzo, hai citato Padre Pio, adesso hai parlato di San Francesco. Fratel Biagio era devoto al santo di Pietrelcina. Sì, tantissimo. Ricordo alcuni dei nostri incontri perché, vedi, con Biagio ci sentivamo quando dovevamo organizzare il convegno diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Palermo e Monreale. E così avevamo scelto di comune accordo di tenere il convegno presso la struttura di Fratel Biagio, dove c'è una bella chiesa proprio voluta da lui. E guarda, la cosa che ci commuoveva, loro non solo ci ospitavano, ma tutti i convegnisti volevano offrire il pranzo loro. Tu pensa, loro che vivevano e vivono di carità, offrivano il pranzo a noi. Ricordiamo anche, Fra Enzo, della grande partecipazione di popolo che c'è stata, dopo la sua morte, l'esposizione, della salma, ovviamente prima dei funerali. Tante persone hanno voluto rendergli omaggio perché davvero Fratel Biagio ha lasciato un segno nella città di Palermo, ma nella Sicilia e estendo ancora una volta il concetto nella Chiesa italiana perché è stato davvero un segno di contraddizione, potremmo dire così, che ha incarnato, quello spirito francescano 800 anni dopo. Sì, è vero. Penso che hai azzeccato, Leo, perché lo spirito francescano è stato tradotto nella vita di Padre Pio nel secolo scorso e Biagio lo ha ancora una volta attuato nei nostri tempi. Basti pensare veramente alla partecipazione ai funerali di Fratel Biagio e la commossa omelia dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, è stato veramente qualcosa di toccante. Ecco, Franzo, come prosegue oggi la missione di Fratel Biagio? Sì, la missione di Fratel Biagio continua perché non era la missione di Fratel Biagio, è la missione dello Spirito Santo che si è servito di Fratel Biagio per realizzare quest'opera così importante e preziosa. Lui già in vita si è circondato di persone desiderose di continuare la sua opera. Fra questi Don Pino e poi anche i fratelli che hanno collaborato già vivente Biagio per portare avanti questa missione. Per cui i 200, soprattutto quelli più importanti, quelli che abbiamo in via Decollati e poi l'altro, il centro dove c'è la missione delle donne, continuano proprio con la presenza spirituale di Biagio. Bene, bene Fra Enzo. Allora, noi ti ringraziamo per questo breve ma davvero denso ricordo di Fratel Biagio che questa mattina abbiamo voluto offrire ai nostri amici telespettatori ad un anno esatto dalla sua morte. Grazie, grazie per essere stato con noi, ti ringraziamo di cuore e ti aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo.
Grazie a voi, grazie, un Ciao. abbraccio, pace e bene. Pace e bene, Grazie, grazie pace e bene, Fraenzo. Fra Enzo. Allora mettiamoci in ascolto di Fratel Biagio e del suo rapporto speciale, come abbiamo avuto modo anche di ascoltare con San Pio da Pietrelcina. Vediamo insieme questo filmato. Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, fedeli di Cristo, fedeli di Maria, fedeli di San Giuseppe, di tutti i santi e le sante di Dio. E seguaci di Padre Pio, una figura preziosa che deve, io sento nel cuore che è presente, e ritornano queste preziose immagini che hanno dato la vita per il bene della società allora, ma ancora oggi. Allora siamo chiamati noi a testimoniare, perché non si può solo invocare Padre Pio o chiedere a Padre Pio o a tutti i santi e le sante di Dio, ecco come noi facciamo con Gesù. Col buon Dio, ecco anche la figura di Maria, che è il mese di Maria. Ma dobbiamo mettere in pratica, perché quello che hanno fatto loro non è solo che noi guardiamo il loro sacrificio, ma dobbiamo anche noi fare la nostra parte. Ognuno deve sbracciarsi e darsi da fare. E allora la preghiera, le opere devono camminare insieme, la preghiera, le opere, perché le opere, ecco, sono preziose, Dio le ha date, e Gesù è stato il primo operatore, ecco, il primo donarsi, si è donato a noi, alla società, a tutti, ha invitato gli apostoli, ma ha invitato tutti a mettere in pratica la parola di Dio. Questo è il messaggio che sento dirvi con tutto il cuore, e questa società ha bisogno urgentemente. Allora noi lo invochiamo, il Signore, ma con le figure belle che ci ha donato, come Padre Pio. Padre Pio ha operato, non si è mai fermato un minuto, mai instancabile. Guarda, fino all'ultimo giorno ha dato, ecco, la forza del suo respiro e il contributo. No, guarda, un momento che ho conosciuto Padre Pio, ve lo devo dire, non l'ho conosciuto direttamente, ma in cammino, quando me ne andai via di casa, che ho lasciato tutto nel 1990, 26 anni, Palermo al mare davanti e dietro le montagne. Da quelle montagne ho vissuto un periodo di eremitaggio all'interno della Sicilia, quasi un anno isolato da questo mondo che mi aveva ferito, deluso, la società egoistica e indifferente. A piedi poi il buon Dio mi accompagna fino ad Assisi da San Francesco, perché prima inseguivo le cose del mondo, fanzi dei giocatori, cantanti, attori, ero nella moda, ma da quel momento la mia vita un cambiamento, seguo invece, divento fanzi di Gesù, di Maria, di San Giuseppe, di tutti i santi e le sante di Dio. Padre Pio lo incontro grazie a un frate cappuccino nella zona della Campania. Mentre mi avviavo per Assisi a piedi, incontro un frate che veniva dall'Africa, da una missione dell'Africa. Lui mi parla di Padre Pio, mi dà un'immaginetta di Padre Pio, mi dà un'immaginetta. Io ne avevo sentito parlare, ma mai avevo avuto un diretto. E lui mi disse: tieni questa preghiera di Padre Pio. E da allora Padre Pio mi ha accompagnato ad Assisi, il ritorno poi qui, che non volevo più tornare a Palermo, in Italia, volevo andare in Africa e in India, ma il buon Dio mi ha detto: l'Africa è qua, qui c'è tanto da fare, volevi aiutare, ecco, datti da fare. Da qui inizia la missione e Padre Pio mi accompagna da allora anche. Con i francescani cappuccini inizia un primo incontro con i cappuccini qui a Palermo alle catacombe, che loro facevano già un servizio di carità, e andavo a portare i fratelli che ancora non avevano la struttura, li portavo lì a fare la doccia, mi davano la biancheria. Il mangiare mi davate, allora ecco che nasce un incontro, il legame. Allora Padre Pio è presente, è qui con noi, e oggi tanti gruppi, come oggi in particolare, siete venuti a dare conforto, sostegno a noi che operiamo, ecco, in questa comunità, in un impegno enorme, delicato, che però il Signore ci ha inviato ad alleviare la sofferenza ai più deboli, agli ultimi, ai senza tetto.